Veglia all'alba per rincorrere un posto in prima fila, una corsa che per decine di pazienti inizia già alle 5 del mattino. Non c'è un solo minuto da perdere per chi ha necessità di recarsi all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per prenotare un prelievo ematico e si spera effettuare l'esame già nella stessa mattinata. Una sorta di percorso a tappe forzate che ormai molti conoscono e agli altri che arrivano più tardi, dalle 7 in poi, non resta altro che stare in fila per ore solo per la prenotazione dell'esame. Il nostro viaggio nella sanità lamentina dunque riparte dall'ennesima criticità, arricchendosi con un nuovo e sconcertante capitolo, già perché non bastavano la chiusura di diversi reparti, gli enormi disagi per quello di cardiologia e le montagne di rifiuti nei pressi del pronto soccorso, risolto dopo la nostra segnalazione. E tra totem elettronici che non funzionano, elimina code confusionarie e il personale evidentemente carente e insufficiente, ci si organizza come può. E spesso ricorrendo anche a liste di prenotazione improvvisate su carta e penna, in attesa che lo sportello dell'accettazione apra i battenti attorno alle 8. È un inferno, perché anche per fare... sono venuta alle 8:30, ma anche per fare la prenotazione non è facile. Cioè sono venuta l'altra volta alle 9:30 e era mezzogiorno e ancora ero lì. Sono lenti, lenti, lenti. Sono dei disagi enormi. Sì, sì, anche per chi va a lavorare, anche se viene prima, qua non riesce mai ad andare. Io l'altra volta sono venuta a luglio per una prenotazione per un eco addome e se ne parla l'anno prossimo, devo fare appagamento. Situazione che diventa quasi drammatica per i pazienti scoagulati e che necessitano dunque di esami molto frequenti. Adesso loro ci usano la cortesia di regolarizzare loro le impegnative, è una fila non la facciamo, però così noi dovremmo fare una fila dal medico curante, una fila qua e poi io 2 mesi fa mi è capitato che dovevo venire qua ogni 3 giorni, secondo loro io dovrei andare ogni 3 giorni dal medico curante a farmi un'impegnativa e venire a fare il prelievo. Io questo esame lo devo fare vita naturale durante, visto e considerato che questa vista, questo accertamento, noi tutti gli anticoagulanti la dobbiamo fare vita naturale durante, potremmo evitare anche queste trafile inutili, basta cliccare sui computer che hanno, tizio e Caio deve venire oggi è venuto. L'ennesima criticità per l'ospedale Lametino dunque, da troppo tempo ormai lontano da standard qualitativi accettabili, è denunciata da Giuseppe Marinaro del Comitato Malati Cronici che da anni a Lamezia si batte per i diritti dei pazienti dell'ospedale. Centro prelievo deve funzionare, non è possibile 5 ore per avere il risultato di un prelievo e vi dico adesso il passaggio, perché anche se non si viene alle 5, perché la gente alle 5, alle 6 viene per poterlo fare nella stessa giornata, perché se viene alle 8:30 quando apre lo sportello sicuramente non ce la farà e deve ritornare un altro giorno per poi fare il prelievo, un altro giorno per ritirare, perciò i passaggi sono questi, sono 5 ore perché ci vogliono minimo 2 ore per poter fare un'accettazione di un semplice prelievo e l'ospedale, i medici che devono andare incontro a chi soffre già la vita per la dura malattia. Noi saremo sempre in prima fila, noi collaboreremo sempre, noi siamo sempre pronti per qualsiasi confronto, sia a livello di aggiustare le cose, sia a livello di ambulatori che a livello di tutto. Siamo a disposizione dei malati, ma siamo anche a disposizione di chi ha voglia di sistemare un po' questo ospedale.